mulini legnami dal 1937, strutture e case in legno, pavimenti, tetti e solai, carporte, tettoie, pergole, porticati, arredi per giardino, legnami per falegnameria e sezionatura pannelli. Siamo specializzati nel trattamento del legno in autoclave. Ci trovi nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli, in via dei Fornaciai 8. Buini, il legno da abitare, vivere e toccare. GIS, General Impianti System. Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti ad uso industriale e civile. Realizziamo cabine di trasformazione per consegne in media tensione, impianti telefonici e stesura fibra ottica. Sales CED e Server Farm per l'elaborazione dati in sicurezza della tua azienda. Ci trovi a Foligno, in zona industriale La Paciana. Il divano che hai sempre sognato in 24 ore a casa tua. Sofà L'Affare. Vieni a visitare il nostro showroom in via Campitelli 3 a Foligno o consulta il nostro catalogo online. Consegna in tutta Italia in 24 ore e pagamento solo dopo la consegna. Sofà L'Affare da oggi non è solo divani di prima scelta, ma anche letti e materassi su misura per soddisfare ogni esigenza. Arredi zona giorno e zona notte. Da noi trovi tutto quello che cerchi per il tuo relax. Sofà L'Affare, la tua fortuna è venirci a trovare. Centro Gomme Colle Strada di Persichini Luigi. Assistenza esclusiva e professionalità dal 1945. Vendita, ricambio e montaggio pneumatici. Deposito gomme, convergenza di ultima generazione e una vastissima gamma di pneumatici di prima scelta garantiti delle migliori marche, a prezzi vantaggiosi e convenienti. Siamo convenzionati con le migliori società di autonoleggio. Da noi trovi anche un autolavaggio self-service 24 ore. Vieni a trovarci in via della Valtiera 84. Poteva essere uno di quegli scontri diretti primaverili che tanto rendono belle le domeniche calcistiche. Non lo è, e la colpa, se così si può dire, è dell'Angelana, che nel girone di ritorno ha totalmente mancato le attese. Ed ora si ritrova ad ospitare la Fuggens, impegnatissima nel serrato testa a testa con il Terni Football Club, senza alcun obiettivo di classifica. Che questo concetto però non induca ad aspettarsi un'Angelana in clima balneare, vista anche la giornata. Da guardare a riguardo come Bartolini ringhia su Kribek all'ottavo, a stoppare un confessore lanciato a rete è la scivolata provvidenziale di Sedran. Ed è sempre Kribek vittima della grintosa partenza giallorossa al nono. Colombi forse fallosamente gli soffia il pallone sulla tre quarti e sugli sviluppi dell'azione lo stesso Colombi si ritrova a concludere sul cross di Bolletta. La difesa ospite riesce a rimediare. Raramente accade che il gol sia nell'area già nei primissimi minuti di gioco. Sugli sviluppi di un corner battuto da destra, Melillo si ritrova a crossare dalla sinistra. Bolletta da 5 metri non può sbagliare per il vantaggio meritato dell'Angelana. È il dodicesimo. E ci vuole tutta la bravura di Lori al sedicesimo ad evitare Folignati la seconda capitolazione. Nell'occasione è da ammirare pure la sgroppata sulla sinistra di Ventagni e l'intervento in acrobazia di Confessore. Per la capolista, messa in campo da Manni con Lori in porta, Zichella, Sedran, Nuti e Benedetti in difesa, De Santis, Settimi e Bianchi a centrocampo ed il tridente d'attacco formato da Kribek, D'Urso e Calderini, un avvio scioccante. Segnali di risveglio per loro al ventesimo, lo scambio tra Calderini e Kribek trova un ottimo Muini in uscita. Mentre la punizione che si guadagna De Santis intorno alla mezz'ora, oltre che a causare il primo giallo della gara, l'Angelano Bartolini, avrà degli sviluppi importanti. Sulla ribattuta della barriera, la vorrei di destro di Settimi è davvero d'alta scuola e dal trentesimo è 1-1. Spinge molto sulla sinistra invece l'Angelana, grazie anche alla verve del terzino Bolletta, che con Subicini, Melillo e Bocci forma la linea 4 difensiva giallorossa. Nel frangente al 33esimo, la sua combinazione con Bartolini, che presidia la mediana giallorossa con Gabrielli e Ravanelli, arma l'incordata di Colombi, Lolli para terra. Sul piano della manovra, le cose migliori continua a farle vedere l'Angelana. Tutta da seguire al 39esimo all'azione che manda il cross Bolletta, traversone che regala a Lori più brividi di quanto inizialmente poteva sembrare. Pure la ripresa inizia con azioni tecnicamente apprezzabili, come il rinvio di Lori al settimo ed il seguente controllo di Kribek che imbecca De Santis in aria. Il numero 7 della Fulgens chiede il rigore, per De Paulis di Cassino si può proseguire. Più apprezzabile sicuramente anche per l'esito finale quello che accade al decimo. D'Urso imbastisce, Calderini rifinisce e Kribek realizza da pochi metri.
Il tridente di Magni in maniera collegiale confeziona il vantaggio ospite. Rete senza dubbio pesante che mina in direzioni opposte la forza mentale delle due squadre e quando l'Angelana sbaglia un disimpegno da dietro la Fulgenz è rapida nel mettere in moto Kribek. L'intervento di Melin non può avere altro esito che l'assegnazione del calcio di rigore. Calderini dal dischetto non perdona. Buini e la Fulgenz al 20° della ripresa si ritrova con due reti di vantaggio in una partita che non era iniziata davvero sotto i migliori auspici. Continua a lottare l'Angelana, come dimostra al 27° il corobes di Subicini per Lucarini, che era subentrato a confessore. Tra i giallorossi entreranno pure Vitaloni, Logelfo, Sforna e Abate. E dal 32° l'altro attaccante giallorosso, Colombi, fotocopia il colpo di testa del collega, spedendo a lato il buon traversone di Gabrielli. L'energia inizia a scarseggiare e la Fulgenz, che inserirà nel corso gara Tortoglioli, Cucchi, Di Cato, Rocchi e Tempesta, sembra poter controllare il prezioso risultato. Proprio il entrato Cucchi al 36° impegna Buini dalla distanza. E quello che accade al 45° con Luparini che soffia palla a Nuti, ma si fa stoppare da Lori in uscita bassa, è un po' il riassunto della partita. Angelana generosa, ma la percentuale di realizzazione dell'occasione è tremendamente bassa. Un po' il refrain della stagione. Fulgenz d'altro canto cinica, che porta a casa tre vitali punti grazie anche ai colpi dei singoli. E si finisce con i tifosi folignati e esultanti. La rete di Peluso nel recupero città di Castello fa allungare a tre punti il vantaggio sul Terni Football Club, rendendo per gli azzurri più vicini alla meta. Chi pensava che poteva l'Angelana regalarci qualcosa si sbagliava e l'ha dimostrato, ma come è giusto che sia nello sport agonistico, a me non ricordo che nella mia carriera da calciatore, da pseudo allenatore, io mi sento proprio non neofita ma di più, però ecco, da quando sto soprattutto nelle prime squadre non mi è mai capitato insomma che qualcuno mi abbia spalancato le partite, ma è giusto che sia così e si deve un po' sgombrare queste cose che vabbè, ma l'Angelana non c'è niente da giocarsi. Le partite vanno giocate tutte, anche se giochiamo tra amici a nessuno piace perdere. Quindi noi abbiamo subito i primi quarto d'ora dell'Angelana, ma ripeto, secondo me bravi loro a creare, molto, molto sporchi noi, tantissimi errori tecnici, cosa che per una mia squadra onestamente su un campo del genere non riconosco come limite, anzi purtroppo siamo stati ingenui a perdere palle in uscita e prendere ripartenze. Ci è andata bene in qualche occasione, abbiamo avuto la palla per pareggiarla con Kribek, anche noi clamorosa. E dopo gli episodi, come dice lei, sono determinanti, nei nostri giocatori più importanti l'abbiamo rigirata e poi siamo stati attenti a non concedere più di tanto, tranne lo svarione insomma alla fine dei Nuti che ha concesso quella palla, ma onestamente il secondo tempo diciamo che abbiamo tenuti abbastanza bene. Ecco. Chiudo col discorso del vantaggio che ci arriva, è chiaro, senza ipocrisia non posso che non essere contento. Però anche qui voglio fare uno step in avanti, è giusto che ci andiamo a giocare comunque una partita importante contro una squadra che ha fatto cose straordinarie, perché non ce lo ricordiamo che per star dietro anche a noi ha fatto un campionato strepitoso l'Eterno FC. È chiaro che ora guardano il passo falso come un pareggio a Castello, ma è comunque un risultato positivo. È chiaro, ora loro hanno l'ultimo big match per rientrare definitivamente e noi abbiamo il match point da loro. Quindi è la giusta consacrazione, credo, di un'annata bella, divertente, di due squadre che secondo me hanno fatto un percorso importante. Mi ricordo le occasioni che abbiamo avuto, ma io ho contate 5-6 nitide davanti la porta. Siamo andati meritatamente in vantaggio, abbiamo fatto un primo tempo bellissimo, secondo me, anche sotto il profilo del gioco. Abbiamo sfiorato più volte il raddoppio, poi dopo l'Eurogol di Settimi ha spaccato un po' la partita. E purtroppo non siamo riusciti a replicare il secondo tempo come il primo, siamo andati via via scemando, però una squadra così, con il potenziale che ha, sono d'accordo con te, ha fatto pochi gol in questo campionato e quindi questo è poi stato il risultato finale.